Viceministro, colleghi, vorrei fare una premessa a questa discussione. All'inizio della legislatura io mi confrontavo spesso con i colleghi sulla necessità di dialogare con chiunque qua dentro, senza pregiudizi, perché credevo fosse giusto e questo il posto giusto per farlo. In tutta sincerità le dico, Presidente, più vado avanti in questa legislatura e più mi rendo conto che quando ci mostriamo collaborativi è tutto inutile, specie col partito di maggioranza. Perché il nostro buonsenso viene preso come un interesse di parte, come si è soliti pensare qui dentro, direi, come questo sistema vi ha abituato a pensare. Questo meccanismo con noi non funziona, non vale per noi. Noi portiamo idee nuove, proposte di buonsenso, partendo da ciò che ci viene suggerito dalle stesse audizioni. Noi vogliamo far funzionare questo Parlamento come dovrebbe. E se non siete d'accordo, dovreste argomentare le vostre posizioni. Non potete cancellare le nostre proposte solo perché provengono da noi. La risoluzione della maggioranza dice di far proprio il dossier dell'olio della Commissione contraffazione, ma negli impegni al governo di quella inchiesta rilancia solo alcuni aspetti, utili sì, ma non certo determinanti nella lotta ai fenomeni emersi dalla stessa inchiesta. Quindi, a nostro avviso, equilibrata, ma per nulla efficace, perché non spinge il governo a fare ciò che può, ma non vuole fare. Vi siete rassegnati a soccombere di fronte ai fenomeni rilevati dalla stessa indagine. Per l'ennesima volta, il Parlamento perde l'occasione per indicare davvero la linea al governo, nella lotta alla contraffazione e alla tutela del Made in Italy. Di tutto il lavoro sintetizzato in 50 pagine di relazione, sintesi di audizioni, proposte, suggerimenti provenienti da procure, associazioni di categoria, diversi soggetti auditi, cosa accogliete? Le cose che secondo voi si possono fare solo allo stato attuale, cioè cambiare le virgole per lasciare tutto com'è. Professate il cambiaverso, ma per voi nulla deve cambiare. Ieri, dopo la discussione generale, cioè o meglio martedì, ho cercato di spiegarvi gli impegni che abbiamo proposto nella nostra risoluzione. Basta leggerli, sono tutti ad integrazione delle vostre proposte, non certo in contrapposizione. Correggerli punto per punto è stato il vostro obiettivo. E vi siete non vi siete accorti però che sono le stesse parole che trovate nel lavoro della Commissione, che noi tutti abbiamo approvato all'unanimità e che voi chiedete al Parlamento di farla propria. Ma se lo scrive il Movimento 5 Stelle in una risoluzione, dite che non va bene. La nostra risoluzione propone di sensibilizzare l'autorità garante per la concorrenza e il mercato nel predisporre un'attività specifica, mirata, di controllo in tutto il settore olivicolo, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni contrattuali della filiera. Azioni evidenziate dal Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura. Si parla di mafia dell'olio. Un'azione forte e decisa per disinnescare il fenomeno di maggior rilievo evidenziato dall'Agenzia delle Dogane, dal Corpo Forestale dello Stato, ovvero l'esistenza di relazioni aziendali italo-spagnole potenzialmente in grado di condizionare le dinamiche del mercato dell'olio. Poi abbiamo anche puntato l'attenzione sul miglioramento dei controlli, che risultano del tutto inefficaci, che non devono concentrarsi solo sulla produzione, ma guardare molto e soprattutto alle fasi di commercializzazione e importazione. Abbiamo proposto la valorizzazione dell'indicazione salutistica e la certificazione dell'origine geografica. Ed è qui che si è arenata la discussione. Le analisi proposte dalla ricerca scientifica permettono di risalire all'origine geografica e non solo all'origine varietale. Serve una banca dati che raggruppi i profili molecolari e chemiometrici dell'intero panorama olivicolo italiano e di tutto il Mediterraneo. È sconcertante la grande superficialità che avete dimostrato nel trattare un tema così delicato. Un'idea distorta di tali tecniche porta a errate conclusioni da parte di chi le applica, offrendo il fianco a prese di posizione altrettanto errate. Il test del DNA è cosa diversa dalle tecniche per certificare l'origine geografica. Il DNA dell'olio definisce l'origine varietale, che per ciascuna specie è uguale ovunque nel mondo. La spettroscopia con la risonanza magnetica, una delle tecniche disponibili, è in grado di definire l'influenza dell'ambiente circostante e quindi di certificare l'origine geografica del prodotto.
sono proprio quei metodi che i biologi del CREA, il Centro Ricerche dell'Agricoltura, che usano tecniche di analisi del DNA, indicano come ottimali per la determinazione dell'origine geografica degli oli, differenziandoli dalla certificazione dell'origine varietale. A questo proposito, per riferirci a un problema di questi giorni, la differenziazione degli oli tunisini da quelli italiani non solo è possibile, ma è anche un dato acquisito da tempo, come dimostrano diversi articoli scientifici. I metodi per la certificazione dell'origine sono applicabili sia agli oli monocultivar che ai blend, le miscele, così come agli oli DOP e IGP. Tengo a precisare inoltre che la costituzione e l'utilizzo di banche dati al fine della caratterizzazione e certificazione dell'origine geografica si affianca e non sostituisce le analisi classiche previste, compresa quella del panel test, che nel documento della Commissione è ampiamente citata, supportata e valorizzata. La verità, sapete qual è? Che questo Parlamento ha paura degli impegni, di porre degli impegni seri al Governo. Lo fate con timore reverenziale. Le leggi ci sono, basta fare in modo che il Governo le adoperasse. Sarebbe già un successo. La relazione è un gran bel lavoro, ma se lo lasciamo negli archivi non sortisce alcun effetto. Noi abbiamo votato favorevolmente al dossier prodotto dalla Commissione, perché racchiude veramente tutto ciò che è emerso dalle inchieste sull'olio d'oliva. La vostra risoluzione, anche quella, voteremo favorevolmente. C'è tutta la buona volontà a collaborare su questo tema. Però vi presentiamo anche la nostra risoluzione, in cui puntiamo l'attenzione sugli aspetti che per noi sono determinanti per la lotta al fenomeno della contraffazione per l'olio d'oliva, perché sono le stesse cose che abbiamo votato tutti insieme in Commissione e vedremo come li votate. I cittadini vi giudicheranno per la vostra coerenza o incoerenza. Avevo chiesto di riformulare un passaggio del dossier, sono stato accusato di censura. Un parere tecnico fornito da un consulente della Commissione viene interpretato come un tentativo di censura. Siamo all'assurdo. Ma se non capite nemmeno la differenza tra un DNA e una risonanza magnetica, come ci si può confrontare con voi? L'olio, il prodotto di punta della dieta mediterranea, andrebbe protetto come il più prezioso dei beni di questa nazione. Detiene. Invece voi che fate? Difendete le trivelle che cercano olio nero nei nostri mari, vendete la terra per farci passare dei tubi di gas e non fate ciò che serve per difendere il prodotto della terra che ha fatto mangiare e vivere dignitosamente tutti coloro che hanno abitato il Mediterraneo per millenni e il mondo ci invidia. In una parola vi dico solo grazie. Per non dirvi altro, grazie per avermi fatto capire che portare soluzioni a voi è come certificare che da quella strada non si andrà mai. Sarà vero per alcuni, meno vero per altri, ma sta di fatto che con voi è così. Volete sapere la storia segreta dell'olio d'oliva? È di dominio pubblico dal 2011. I signori dell'olio non spremono più, trasformano, soprattutto importano. Come funziona il loro business? Ci sono una decina di etichette molto note che in questa seconda Repubblica dell'Olio hanno formato un cartello, un blocco di imprese, produttori e distributori, alleate nel nome della speculazione fondata su una raffinata frode commerciale, sull'inganno subdolo del consumatore, su un modo di operare che è diventato sistema, che sta accumulando profitti patrimoniali enormi. Sono attive per lo più nel centro Italia, importano enormi quantità di olio dalla Spagna, dalla Grecia e dalla Tunisia, in molti casi lo acquistano da società alle quali risultano collegate, stesso gruppo, stesso padrone, un'unica famiglia. Controllano i prezzi, controllano il mercato. Un tempo in queste aziende si spremevano olive, oggi ci sono solo dei silos, cisterne che usano solo per stoccare olio di diverse provenienze. E poi una bella etichetta italiana e via, l'extravergine italiano taroccato a terra sugli scaffali di supermercati in tutto il mondo e nei migliori ristoranti del mondo che cercano il Made in Italy. A rivelarlo è un'indagine condotta dall'Agenzia delle Dogane, dal detective del settore frodi del Corpo Forestale dello Stato e dalla Guardia di Finanza. Non è la classica attività investigativa che porta alla scoperta di prodotti mal conservati o scaduti. È un'esplorazione più tecnica portata avanti con l'analisi incrociata di banche dati. Una lente di ingrandimento sulla filiera dell'olio mascherato e miscelato. Voglio concludere veramente per dimostrarvi che questo è un fenomeno ormai noto da ormai 10 anni e in tutto questo l'Italia ha mostrato
di essere poco incisiva da un punto di vista strategico. Grazie, collega Gadir. Nel confronto con la Spagna, mi scusi Presidente, un ultimo passaggio, l'Italia è stata sconfitta perché la Spagna ha addirittura inserito un suo uomo nel Comitato Internazionale Oleico, e questa è la reale sconfitta di questo Paese. Non c'è una strategia tra il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui fa capo il CNAC, che oggi mi aspettavo fosse anche presente. Grazie. Grazie.